Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città di Sodoma». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui, lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto». Ma Lot gli disse: «No, mio Signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me, salvandomi la vita. Ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco, quelle città è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa. Lascia che io fugga lassù, non è una piccola cosa, e così la mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe,
mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Parola di Dio. Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. La tua bontà è davanti ai miei occhi, nella tua verità ho camminato. Non associare me ai peccatori, né la mia vita agli uomini di sangue, perché vi è delitto nelle loro mani, di corruzione è piena la loro destra. La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. Ma io cammino nella mia integrità, riscattami e abbi pietà di me. Il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore. La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. Sia con voi. E con il suo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia! Signori comandanti, autorità civili, carissimi familiari dei nostri caduti, cari militari, mi è caro portarvi il saluto, la presenza, l'affetto e la vicinanza del nostro ordinario militare, Monsignor Pelvi, che mi ha incaricato di presiedere questa celebrazione eucaristica.
impossibilitato a presiederla, ma ugualmente desidera unirsi alla nostra preghiera per i nostri giovani militari caduti nelle missioni di pace all'estero. Dall'ascolto della parola di Dio possiamo cogliere il messaggio che ci viene offerto. Il Signore ha premura di salvarci, anche se l'uomo spesso è reticente, svogliato e non si rende conto dei pericoli. Quando il cuore è malato perché è immerso nella logica del mondo, si desidera rimanere nelle cattive abitudini, si è attaccati ai beni, alle circostanze ordinarie della nostra vita e si seguono spesso interessi che non aiutano il progredire del bene e del buono. Allora Dio interviene, invitando a prendere vie sicure e oneste, soprattutto quando si preferiscono sentieri oscuri e ambigui e non si ha intenzione di rinunciare risolutamente alle situazioni pericolose. La sua insistenza è segno della sua provvidenza che per vie spesso misteriose si manifesta con quella tenera premura paterna che interviene, così come per gli apostoli, sul mare in burrasca, a toglierci dalla paura e dalla tristezza della morte. Quella stessa tristezza che ha colpito centinaia di famiglie dei nostri militari caduti per la pace, facendole sprofondare in un dolore disumano che è sempre bene ricordare. Proviene sempre da atti insensati, malvagi, stolti e avventati che prima ancora di offendere la stessa vita dei nostri militari, delle famiglie e dello Stato, offendono direttamente Dio, da cui proviene quella vita che per grave colpa umana ha dovuto richiamare a sé nel rispetto di una libera volontà criminale di uomini che non sanno quello che fanno. Noi tutti siamo consapevoli che i nostri militari sono degli eroi, dei veri testimoni di pace, perché essi stanno dalla parte di ciò che è giusto e buono. Eroi perché sono in una obbedienza sacrificante, come d'altronde il vero spirito dell'obbedire di un militare. Eroi perché consapevoli che stare dalla parte della giustizia, della verità e della pace comporta il pagare sempre di persona, perché sono molti i nemici della giustizia, della verità e della pace, che quotidianamente e in maniera scellerata e disumana cercano di privare l'uomo del suo bene più grande, la libertà e la pacifica convivenza civile. Loro sono eroi perché già lo erano prima di essere uccisi. Nella mia esperienza di cappellano militare, non posso non considerare che un anno fa, come oggi, partivo per il Kosovo e nelle mie diverse missioni ho potuto toccare con mano l'orgoglio con cui i nostri militari vestono la divisa e come sia da loro desiderata da sempre. Questo testimonia che la loro scelta di stare dalla parte giusta non è occasionale, strumentale e subordinata, ma per una vocazione al bene che coltivano ogni giorno e che respirano nella bella e sana educazione ed esempio che si vivono nelle loro famiglie e soprattutto all'estero sono di quotidiana memoria. È per questo che, incontrando le famiglie dei nostri ragazzi caduti e vedendo anche voi qui presenti, si comprende come i momenti che avete vissuto e che state vivendo sono davvero difficili, perché il ricordo dei vostri figli è caro a tutti noi, ma per voi è straziante. Oggi allora è fatto obbligo, partendo proprio dalla fede che ci ha fatto riunire intorno a questo altare del Signore per ricordarli e pregare per loro, porre attenzione al modo diverso di parlare di Dio, al suo modo diverso dal nostro di essere presente negli eventi lieti e tristi dell'uomo. Ci sono parole che possono aiutarci e aiutarvi a rialzarsi? Se ci sono, esse non certo possono appartenere all'uomo. Solo dalla parola di Dio, che è parola di verità e di vita, e sono via al bene, possono giungere
al cuore di ognuno di noi quelle parole che ci predispongono al miracolo del ritorno gioioso della pace, alla serenità e al superamento delle nostre forzate stasi. Da questa potente parola prendiamo spunto per ripartire con coraggio e determinazione, nel rispetto del corso del tempo, così da riprenderci in mano le sorti di un'esistenza ferita, ma non finita, colpita, ma non abbattuta. La pagina evangelica che ci è stata proclamata ci racconta della paura dell'uomo dinanzi alla morte, paura di vedersi abbandonati e quasi tradito anche da Dio. Il vento contrario e i flutti tempestosi ci rimandano alle tante contrarietà della vita, compresa la tragedia della morte. L'intervento di Gesù che fa ritornare Bonaccia ci parla della misericordia di Dio, della sua predilezione verso coloro che a Lui si rivolgono soprattutto nei momenti più difficili. Se forte e immensa la miseria dell'uomo, più grande e più potente è la misericordia di Dio, che nel Figlio Gesù riscatta e libera l'uomo da ogni sua schiavitù. E il brano del Vangelo ci muove a credere che il bene è più forte del male, che Lui si prende cura di ciascuno di noi e di tutti noi, e che soprattutto nei momenti più difficili, quando il male sembra attaccare impetuoso, fino a voler distruggere e uccidere, la sua presenza garantisce l'acquietarsi del vento contrario, bonaccia nella vita e salvaguardia anche della personale incolumità. Carissimi, pensando a voi mi viene in mente la necessità oggi di imitare quegli amici che condussero speranzosi quel loro amico da Gesù, cercando per lui la guarigione, che non esitarono per amore a scoperchiare il tetto del luogo dove Gesù si trovava per presentarglielo. Dovremmo essere spinti dalla loro stessa fede, che non si arrende, non si ferma, non si stanca, non si lascia travolgere dagli ostacoli, non rinuncia al fine di raggiungere, è persistente e perseverante. È questo il momento di mettersi dinanzi a Gesù, con la vostra famiglia, con la famiglia dei nostri militari, e chiedere a Lui il bene utile per loro. Li vediamo piangere, vorremmo che non piangessero, li vediamo tristi e vorremmo che fossero felici. Li vediamo cercare il volto, la vita, l'affetto di un figlio, di un fratello, di un marito, di un padre. E noi vorremmo che lo ritrovassero, ma noi vediamo anche di essere incapaci di acquietare, ristabilire, pacificare la loro vita e vorremmo invece riuscirci. Noi non possiamo farlo con le nostre forze e col nostro calore, perché è debole. Non è più forte del freddo della morte e solo Dio può aiutarci, solo Lui può compiere ciò che desideriamo. Rivolgiamoci a Gesù, carissimi, e chiediamogli di pronunciare su queste famiglie e su quanti a motivo del dolore vivono paralizzati nello spirito, nella mente, nel cuore, nell'anima, nella volontà, in ogni sentimento, la parola potente pronunciata al paralitico: alzati e cammina. Alzarsi indica non solo sollevarsi con i piedi, ma anche col cuore, significa risurrezione morale e spirituale. Camminare è comando a riprendere il cammino della fede, della speranza, della carità fermato dal peccato, la cui conseguenza prima è la morte. Possa presto giungere per tutti voi l'inizio dove poter risollevare lo sguardo e riprendere il vostro cammino. Sì, con un cuore segnato ma guarito, non più triste, perché anche voi possiate essere introdotti nella luce della verità e godere, insieme ai vostri cari, di quella gioia e di quella pace che ingiustamente vi è stata tolta, ma che per amore di Dio vi restituirà a suo tempo, così da far ritornare quieta la vostra vita, come furono calmate le acque del mare di Galilea. Maria Santissima, che San Pio ha invocato con costanza e tenera devozione come Madre delle Grazie, ci aiuti a non togliere mai lo sguardo da Dio
autore e datore di ogni santità. Amen. La vita dell'uomo è simile alla traversata di un mare pieno di insidie e talvolta scosso dalle grosse bufere. Per fortuna, al timone della nostra barca sta Dio, Signore della storia e del mondo. In Lui la nostra fiducia, a Lui la nostra invocazione. Preghiamo insieme dicendo: salvaci, Signore. Salvaci, Signore. Come già in occasione del diluvio, ancora una volta Dio si manifesta giusto nel punire Sodoma e Gomorra e misericordioso nel salvare Lotto. La giustizia divina ci incute un salutare timore e la divina bontà ci confermi nella speranza e nell'abbandono. Preghiamo. Salvaci, Signore. Signore. Non sempre c'è possibile una fuga materiale come quella alla quale fu costretto Lotto. Pur continuando a vivere in un mondo nel quale è ben presente la zizzania, noi dobbiamo mantenerci buon grano. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, perché mediante la grazia divina e l'aiuto dei fratelli sappiano perseverare nella serenità che rende meritorie le loro pene e più solida la loro fede. Preghiamo. Salvaci, Signore. Perché il fatto di trovarci tutti in un'unica barca e di essere tutti accomunati da un unico destino ci renda solidali con quanti si trovano nel bisogno. Preghiamo. Salvaci, Signore. Il Signore conceda a Michele e ai nostri fratelli defunti la gloria promessa dal Salvatore, a quanti sono vissuti con fede vigilante e carità operosa. Preghiamo. Salvaci, Signore. O Dio, padrone dei cuori e dominatore delle leggi della natura, noi navighiamo in un mare sconfinato e burrascoso. Siamo tutti raccolti in un'unica barca e un comune pericolo ci minaccia. Fa che forte sia anche l'amore che ci unisce e insistentemente fiducioso il grido della nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani il tuo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per i beni nostri, tutta la sua santa Chiesa. O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il nostro ordinario militare
l'incenso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Michele e di tutti i caduti dell'Afghanistan che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Lo Spirito del Cristo risorto, donatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola sarò salvato.
La divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Preghiera del soldato. Signore Dio, che hai costituito di molti popoli l'umana famiglia, da Te creata e redenta, guarda benigno noi, che abbiamo lasciato le nostre case per servire l'Italia. Aiutaci, Signore, affinché con la forza della Tua fede siamo capaci di affrontare fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza, la nostra serena dedizione. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della Tua voce. Fa che siamo d'esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai Tuoi comandamenti, alla Tua Chiesa e nell'osservanza delle leggi dello Stato. Dona, o Signore, il riposo eterno ai nostri morti e ai caduti di tutte le guerre. Concedi ai popoli la pace nella giustizia e nella libertà, e che l'Italia nostra, stimata ed amata al mondo, meriti la protezione Tua e la materna custodia di Maria, anche in virtù della concordia operosa dei Suoi figli. Amen. Buongiorno a tutti, comincio per portare i saluti a nome mio ma di tutta l'Associazione Mario Frasca alle autorità civili e militari presenti in questa Santa Eucaristia, dove ricordiamo tutti noi il sacrificio dei nostri caduti italiani in Afghanistan. Comincio per ricordare i nomi di tutti i caduti: Giovanni Bruno, Bruno Biannini, Michele Sanfilippo, Manuel Fiorito, Luca Polsinelli, Carlo Liguori, Giuseppe Orlando, Giorgio Lancella, Vincenzo Cardella, Lorenzo D'Auria, Daniele Paladini, Giovanni Pezzulo, Alessandro Carroppo, Arnardo Forcucci, Alessandro Di Lisio, Antonio Fortunato, Roberto Valente, Matteo Murredù, Gian Domenico Pistonami, Massimiliano Randino, Davide Ricchiuto, Rosario Ponziano, Pietro Antonio Colazzo, Massimiliano Ramadù, Luigi Pascazio, Francesco Saverio Positano, Marco Callegaro, Mauro Gigli, Pier Davide Del Cillis, Alessandro Romani, Gianmarco Manca, Francesco Vannonzi, Sebastiano Ville, Marco Pedone, Matteo Miotto, Luca Sanna, Massimo Ranzani, Cristiano Cungiu, Gaetano Tuccillo, Roberto Marchini, David Tobini, Matteo De Marco, Riccardo Bucci, Mario Frasca, Massimo Di Legge, Giovanni Gallo, Francesco Paolo Messineo, Francesco Currò, Luca Valente, Michele Silvestri, Manuele Brai, Tiziano Chierotti, Giuseppe La Rosa, Barbara De Anna. Un applauso. Lo
Voglio ringraziare l'ordinario militare Don Cataldo per aver celebrato la Santa Eucaristia, il convento Frati Minori Cappuccini per la disponibilità e l'accoglienza, le amministrazioni comunali dove questi militari fanno parte della città natale, il comune di San Giovanni Rotondo, il comune di Ortanova. Il nostro saluto va anche a tutte le famiglie dei militari caduti in tutte le missioni internazionali di pace. Un saluto lo rivolgo a tutte le forze armate impegnate ogni giorno in qualsiasi parte del mondo. Concludo invitando tutti quanti noi a riflettere in silenzio e ricordando il sacrificio dei nostri caduti nelle missioni internazionali di pace. Tutti quanti insieme, in silenzio, ricordandoli giorno dopo giorno. Viva l'Italia, viva la Repubblica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Amen. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore, andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Buona giornata.